Bene, oggi cosa abbiamo? Abbiamo questo. Che sono i fogli per disegnare quei pastelli. No, bugia, questo è del FEP. Come ricorderete dalla recensione dell'Anycubic Mono X, che egli Adesso andiamo a ferma mentre prendere. Francesco la prende, si è rotto il FEP e quindi praticamente dobbiamo cambiarlo. Ho trovato su internet questi fogli della dimensione corretta per... Aspetta che ti dico un po' la scavia. È un po' pesante la stampante, Non me povero. la ricordavo così pesante, sai? E invece è pesante. È una signora stampante. Eccola qua. Manco signorina, proprio signora, E cioè, proprio. infatti, eccola qua. Ho trovato questi fogli che dovrebbero essere, o 3 o 5, adesso lo scopriremo, della dimensione corretta per la stampante. Quindi adesso apriamo e vediamo un po' tutto il processo di sostituzione del FEP. Nel frattempo faccio vedere in che stato Sì, no. era il FEP, giusto per ricordare. Sì. Tra l'altro, continuando sia dai vostri commenti che leggendo anche su internet, molti consigliano di sostituire il FEP, quindi sembra che... Non è stato un problema solo nostro. Esatto, cioè molti stanno avendo problemi con il FEP di questa stampante, però bello quello. Quindi posso sfotterlo un po' Sì, dopo averlo sì. buttato. Ah, non so se c'è qualche batterista, sembrano un po' i Tom. Ho un rullante particolarmente smollato, diciamo così. Però l'effetto è quello. Scusate Aspetta che sta voglio cazzata. cercare di non rovinare troppo l'involucro perché essendoci più fogli. Tra l'altro questo prodotto non è male perché solo 30 euro e insomma ci sono dentro un bel po' di fogli. Adesso vedremo esattamente quanti perché non mi ricordo. Voilà! Allora, quanti saranno questi fogli? Quanti sono? Sono 1, 2, sono 5 mi sa, eh. Aspetta, vediamo. Tutto fatto. Sì, sono 5 fogli. Vediamo, allora. Aspetta, 1. Sì, 5 fogli di Cinque. FEP. Beh, Quindi, non male. cioè, ragazzi, potete veramente per 30 euro non è male. Quindi adesso noi prendiamo un foglio. Tra l'altro ha una consistenza stranissima. Oh, sembra proprio l'ultralucido. Sì, proprio i lucidi che usavamo a scuola, insomma. No, neanche tipo quelli presenti cioè il proiettore quello lì che. Sì, è quelli della Eh scuola, i sì, luci esatto. della scuola. Quindi, allora, poi ho trovato in descrizione, anche se l'ultima volta era out of stock, l'ho comprato praticamente l'ultimo, però se ne torneranno. Quindi, vediamo un po' cosa serve. Praticamente, per... Sposta la bambina. Nella Pensava bambina. parte inferiore del watt ci sono due fili di vite. Praticamente ci sono le viti che tengono il FEP al watt e delle viti che invece bloccano proprio il FEP in questo cilindro metallico, in questo frame metallico praticamente. Quindi iniziamo a svitare Buona mano. sì, aiuto. Bisogna fondamentalmente Senti, la togliamo di svitare. mezzo la stampata, la mettiamo qui di Mettila sul lato. lato, sì. Noi abbiamo approntato già il cacciavite. Diciamo servono le chiavi esagonali. Questa qui, no, questa è troppo piccola. Vediamo di trovare la dimensione giusta. Vai. Ci metto l'olio di gomito adesso. Caspita, Poi. cric, veramente. Caspita. Ok, ci sono un bel po' di viti da rimuovere. Sono Adesso, 14. molto male. Adesso con la magia del montaggio Tiriamo una acceleriamo mano, l'operazione. facciamo quello. Tiri. Caspita.
vita. Queste 14 vite già sono state interessanti. Adesso con la magia del montaggio cambiamo inquadratura, perché da lì probabilmente non vedrete nulla, quindi facciamo un close up. Oh, adesso con questa inquadratura sicuramente sarà più chiaro per tutti, insomma. Tanto sì. 14 viti credo che le sanno svitare tutti anche senza Vediamo aiuto. Come suona il FAP vecchio. Ah, se ne è venuto tipo da solo. Eh sì. Prendo qui. Perfetto, quindi. Oddio, sta lo schifo. Prendi qualcosa. Ecco. Rip Francesco. C'è lo smarmello. Vabbè, tanto l'ho già compromesso. Quindi. Aiutami. Addio. Bene. Un minuto di silenzio per Francesco. Sì, rescue. Oddio, ma guarda la mano, madonna. No, e c'è lo smarmello leggendario qua. Sì. Diciamo. Ecco, questo è il bello della diretta. Quindi adesso... Questo, diciamo, diamo... un momento molto Chernobyl. poggiamolo da qualche parte, mettiamogli il... Sì, aspetta, mettiamo un po' di alcol qui per pulire. Ok. Se l'altro per pulire pezzi è per pulire vecchi. Ok, allora questo lo mettiamo qua. Qui sta lo schifo. Proprio lo schifo. Sì, bisogna pulire. Cioè si coglie l'occasione per pulire la. Sta proprio, guarda, i vari strati di colore. Di stampe a resina. Quindi questo è un ottimo momento anche di manutenzione, insomma, per la stampante. Anche mia, diciamo. Sì. Sta veramente lo schifo, caspita. Questo è ancora pulito, spero. Quindi... Anzi, come la best way, secondo me. Ecco, una cosa. Mi raccomando... Pulite bene il vat. Ok. Avremmo dovuto usare anche i guanti. Siamo stati ingenui. Non fate come noi. Usate i guanti. Usate i guanti. Bene. Togliamo, ok, questo adesso che il vat è più pulito di prima, possiamo togliere... Vedere una sciacqua sotto il lavandino, però. Vabbè, poi magari vediamo. Togliamo le 14 viti. Ok. E diamo una pulita prima che sia troppo tardi anche a... Alla cornice. Alla cornice. Ok, voilà. Quella lì. Aspetta che la prendo. C'è il cacciavite in mano qui. No, volevo la cacciavite per fare il posto. Ok. Perfetto. Ok, infatti potete vedere i residui. Okay. Ma non dobbiamo già pure svitare quello, però ci troviamo l'ulteriore smarmello. No, ma io lo sto pulendo prima di continuare con lo smarmello, capito? Come potete vedere, il PEP, al contrario di quello che si pensa, nel frame è morbido. Cioè non è super stretto, è molto molto loose. Mm-hmm. Ok. Aspetta che... Ok, adesso ci sono da rimuovere altre viti. Che sembrano pure di più di quelle di prima. Che sono anche più di quelle di prima, infatti ti do una mano. Mi sa che sono anche più piccole, quindi dovremo... Se controlliamo. Sì, sono più piccole. Ok. E qui di nuovo con la magia del montaggio.
Quindi, ok, abbiamo finito di rimuovere le pochissime viti che assicurano il FEP e quindi possiamo finalmente aprire il doppio frame e pulire anche il doppio frame, che è sporchissimo anche lì. Quindi solita operazione, e adesso è proprio facile da pulire, fatelo bene, tanto ne approfitto. Sì, il FEP, ah, disgustoso, direi che la parola corretta è disgusto. Lo vado a scittare, vai, dicono a Parigi. Si fa bruciare, altro che. Ok, così nei credits metto anche Gesù che non ha fatto staccare il telefono dal coso, che è stato volante. Perfetto, ok, bene. Adesso viene la parte più interessante: lavarsi un attimo le mani. Bravo. Aspetta, cambiamo anche la carta sotto. Quindi via questa, mettiamo quella nuova. Ok, adesso faremo la cosa che nessuno si aspetta: il gioco del tamburo. Il gioco del tappo. Ah. Si mette un tappo al centro del, diciamo, dello schermo del FEP. Si prende il FEP nuovo, si applica sopra, quindi facendo in modo che sia loose, e si inserisce il nuovo FEP. Ok? No, non sto capendo perché si faccia sta cosa. Per far sì che poi questo gradino qua nel watt tiri il FEP. Ah, ok? Ok. Quindi in questo momento noi stiamo cercando di mantenere il FEP in posizione. Adesso dobbiamo fare un'operazione combinata, che in due è più facile. Angolo, angolo, ma prima con un punteruolo, per fare il buco. Bisogna fare il buco e poi stringere con le viti. Fai il buco. Quindi iniziamo con... E da qui si proprio l'angolo, cioè. Sì, proprio l'angolo. Buco, vite, ok, vite e stretta, e abbiamo stretto. Poi di nuovo angolo, facciamo quasi, ne vogliamo qua. Io vorrei proprio quello centrale, non si sa. Eh sì, no, vabbè, adesso andiamo di nuovo vite. Scusate. Io sono proprio curioso di vedere come va stavolta. Sì. Ho letto degli ottimi commenti su questa qualità di FEP, quindi... Sono Martina Stampa stanotte? C18? No, non credo che abbiamo... Oddio! Poi, altro angolo. Grazie, Fra. Dicevi oddio? La Dark Souls delle stampe. No, veramente, facciamo partire C18. Tanto dobbiamo mettere la resina e farlo partire. Cioè. Sì, vediamo un attimo. Se esce C18, tipo, cioè... Ok, questo. Se magari lo diciamo nel video, vediamo come viene C18. Non è venuto, sì. Ce l'è la prossima volta. No, non vedo. Oddio, non vedo. Ecco qua. Comunque, magari facciamo il video dicendo di C18 e il video in cui non diciamo di C18, a seconda del good or bad ending che otteniamo. Non lo so. Ora che abbiamo assicurato i quattro, puoi togliere le mani. Come vedete, abbiamo assicurato gli angoli e è un po' fluffy, diciamo. E adesso attacchiamo tutti qua. Dobbiamo mettere al sicuro tutti i... No, un buco. Perfetto. Ok, niente. Stessa operazione di prima, al contrario. Tieni questo. Stessa operazione di prima, al contrario. Magia del montaggio!
ora che abbiamo il nostro FEP, ha messo completamente a tromba tra l'altro, guarda quanto è storto. Sì, è vero. Cioè, completamente disallineato, però non importa. Adesso dobbiamo riposizionarlo nel nostro amico Watt. E qui, qua è la magia in cui il nostro averlo lasciato, come dire, loose, pagherà perché dovrebbe tornare in tensione. Oppure dovrebbe pagare. Dovrebbe pagare perché dovrebbe tornare in tensione. Ora, nuovamente fuori. Buchi, buchi, buchi. Buco, buco, buco. Che è detta così. Questi sono più facili perché sono più larghi. Sono giganti e quindi speriamo che, come dire, l'operazione paghi. Mm. E qua ci sarà da premere, Fra? Eh sì, no. No, ma scusa, ma dovrebbero richiamarsi. Se le richiamano. Sì. Facciamo gli angoli. Partiamo dagli angoli, sì. Anche perché io con quelle là ho meno possibilità di fare pressione, in realtà. Forse tu hai più forza. Dammi... Questo fare cambio del tool? Sì, dammi un altro tool. Questo è il momento della verità. Qual era questo? Guarda come se la chiama. Appunto, vuoi chiamare questo? Ragazzi, è super soddisfacente. È soddisfacentissimo. Tieni, metti. No, 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 io vedo, cioè, dove riuscire. Senti quanto è soddisfacente come se la chiama. È molto bello. Guarda, guarda come è venuto bene. No, ragazzi. Bomba, bomba totale. Ma che bello lo smarmello, a parte lui. Guarda, ah, ti hai lasciato le impronte! Le hai lasciate pure tu. Ah, sì, è terribile. No, ragazzi, cioè, è inaspettato come se lo richiama. Posso dire soltanto wow. Credo che sia l'unica cosa che si può dire di questa operazione. Cioè, vi invito, la vostra stampante a resina, cambiate il FEP. FEP è fatto proprio. Mamma mia. Diciamo che le parti più soddisfacenti penso se ne siano andate, perché erano le prime che davano sì. La spinta maggiore. Sì, 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 sì. No, ma guarda come è venuto... Bello. Bello, e... Il trick del tappo è fighissimo. Sì, no, ma infatti non me lo aspettavo. Quando ho guardato i tutorial online sono rimasto ma what the fuck? Ma prima pensavo che fosse un trick del canale tedesco che ho guardato per, come dire, per vedere come si faceva. E poi sono andato a vedere sul sito della Anycube che anche la Anycube usava il tappo. Quindi, come dire, è una... È un industry standard il tappo della Coca-Cola. In questo caso quello della San Benedetto. Vabbè, in Italia la San Benedetto. Ok. L'importante è non bucare il FEP adesso. È un fatto. Ok, mi sa che ce ne sono ancora dei fuori da... Va. Sì, questi due. Mea culpa. Ma questo adesso l'ha tagliato. Sì, ce l'abbiamo un taglierino sotto mano. Quindi ragazzi, ora che... Il... Cordicina? Una lama qualsiasi, insomma, credo che basti. Ah, ci facciamo un giro così. Eh sì. Senti, vado a prenderlo da di là, a sto punto facciamo prima. Magia del montaggio, ecco il nostro taglierino. Vai. Non tagliare il ferro. Questo è il FEP sostituito. Guardate che figo. Cioè, è... Non lo so, non voglio fare lo sborone, ma è meglio... Ma sembra meglio dell'originale. E infatti. Guardate. Sentiamo come suona.
No, con le... Ok, non lo rompere, please. No, l'ho fatto appena appena. Ok, perfetto. Adesso, magia del montaggio, ritorniamo noi. Scusate il video un po' accelerato, però c'era molto da avvitare e svitare. A livello teorico è stata una cazzata, a livello di viti... Sì, infatti, quindi mi raccomando con i tool giusti e soprattutto col tappo giusto, ma il risultato è stato davvero... Fai vediamo quel rumore. L'aspetto. È bellissimo. Bello. È proprio è tesissimo, veramente non vedo l'ora di provarlo. Sposta. Quindi... Sposta il ferro. Ok. Adesso rimettiamo in posizione il nostro borotalco. E poi lo metteremo, poi faremo un video sul borotalco. Ed ecco la nostra AnyCubic, dovremmo adesso ricalibrare, fare tutto. Sì, però è pronto. Adesso abbiamo un frame nuovo e quindi potremo provare a stampare di nuovo C18. Ah, gigante. Sì, che è il nostro nemesi. La nemesi è gioia e dolore, insomma. È vero. Beh, insomma ragazzi, io spero che questo tutorial, tra virgolette, vi possa tornare utile il più tardi possibile, perché comunque infatti, a noi è finito antipatico. Subito. Però magari... Però già abbiamo visto che comunque se si rompe non c'è bisogno di disperarsi, perché appunto si sostituisce. Sì, devo dire che è stata, diciamo, io l'abbiamo fatta veramente di getto, nel senso che quello che avete visto è stato il nostro primo tentativo. Mentre cambiavamo appunto tutto quanto, che ci sono stati i tagli, Max diceva, vabbè, uno che vabbè ci abbiamo messo meno tempo di quanto ci aspettavamo, e secondo soprattutto non pensavamo ci venisse così bene, cioè, davvero ottimo. Tra l'altro poi ne abbiamo altri 5. Quindi, oltre adesso altri 4. Quindi voglio dire, siamo coperti. Niente. Ah, cioè, guarda, pure che ci dura 10 stampe. Mm-hmm. Queste sono 50 stampe. Esatto. Caspita. Mi sa che considerando la resina. Dovrebbe durare un po' più di 10 sì, stampe. Infatti. Però dai. Sì, no, infatti. Abbiamo fatto il possibile. Mm-hmm. Beh, ragazzi, come vedete, la telecamera è morta. Sì, no, proprio sul finale, che non avevamo la minima voglia di cambiare scheda, cioè andare di là, stacca, riattacca e tutto quanto, quindi vi gustate questo ricco B-roll. B-roll, esatto, probabilmente anche di cose che non c'entrano niente, perché non c'era molto da birollare. E niente, ci becchiamo la prossima volta e speriamo che le stampe di prova che faremo a sto giro andranno bene. Beh, ciao! Ciao!